Buongiorno e ben ritrovati, cari amici. Continua il nostro itinerario sulle orme del Maestro, ascoltando la sua parola e accostando la vita dei santi. Oggi è il 10 agosto, festa di San Lorenzo, una festa molto bella, carica di significato. È la notte delle stelle cadenti, la notte dei desideri da esprimere, la notte legata a una leggenda proprio che accompagna la vita di Lorenzo. Si dice, infatti, che le stelle che solcano il cielo, quelle scie luminose e fugaci che lo illuminano, siano il resto delle faville di quel fuoco sopra il quale il diacono Lorenzo è stato martirizzato. Suggestivo questo pensiero che ha accompagnato la Chiesa per tanti secoli. Siamo nel III secolo d.C., Lorenzo è un diacono della Chiesa di Roma che amministra i beni, serve alla mensa dei poveri. Siamo ancora negli anni in cui è attiva la persecuzione contro i cristiani e a Lorenzo un bel giorno viene intimato di consegnare tutti i beni della Chiesa. Che cosa fa lui? Fa questo scherzo, si prende gioco del tiranno e porta tutti i poveri che aveva aiutato, che aveva sfamato, dicendo: ecco i veri tesori, ecco il tesoro della Chiesa, i poveri. Sappiamo poi che appunto fu martirizzato cotto alla graticola. E in questo senso davvero un martirio atroce. Ma anche qui Lorenzo ha dimostrato una certa ironia spirituale, perché a un certo punto disse ai suoi carnefici: da questa parte sono già cucinato, potete girarmi. Penso che soltanto un santo con una fede grande come lui potesse avere il coraggio di una battuta anche in quel momento terribile. Chiediamo a Lorenzo di accompagnarci a scoprire i poveri che abitano anche le nostre comunità. Non solo i poveri di soldi, ma anche quei poveri di cultura, di istruzione, che magari si fanno facilmente suggestionare, magari anche tutti quei poveri di affetto che vanno ovunque a elemosinare un poco di questo affetto, di questo amore, e tutti quei poveri resi tali anche dalla crisi economica, dal Covid, da un lavoro precario. Insieme con lui continuiamo a invocare lo Spirito. O Spirito Santo, vieni nel mio cuore. Per la tua potenza attiralo a te, o Dio, e concedimi la carità con il tuo timore. Liberami, o Cristo, da ogni mal pensiero. Riscaldami e infiammami del tuo dolcissimo amore, così ogni pena mi sembrerà leggera. Santo mio Padre e dolce mio Signore, ora aiutami in ogni mia azione. Cristo amore. Amen. Anche il Vangelo di oggi è legato strettamente alla festa di San Lorenzo che celebriamo. Lo ascoltiamo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua. E dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. In questo brano di Vangelo Gesù sembra prendere in mano un seme, un chicco di grano quasi invisibile. Ce lo mostra e ci fa una piccola lezione di scienze naturali, forse di scienze spirituali. Il Signore ci dice: beh, perché questo piccolo seme dia frutto? Beh, qualcosa ha da rompersi in lui. Se vuole rimanere per sempre così com'è, morirà solo e secco, non darà vita, non porterà frutto. Se invece vuole portare frutto, deve accettare che qualcosa in lui si rompa e deve trasformarsi. Il guscio deve rompersi di quel seme perché spunti
il primo germoglio che poi buca la terra, diventa uno stelo, una spiga verde e poi bionda e carica di frutti. È il segreto della vita cristiana, è il segreto della vita pasquale di Gesù che si identifica in quel piccolo chicco di frumento. Sono io, sembra dirci. Sono io che nella mia Pasqua di morte e risurrezione sono disposto ad essere gettato nella terra, a morire per poi risorgere a vita nuova. Bene, e come Gesù, tanti altri uomini e donne nei 2000 anni di cristianesimo sono state delle sementi che hanno scelto non la morte, non hanno voluto morire per amare la morte, ma per amare Dio e la vita. Si sono affidate totalmente al suo amore e hanno disposto che qualcuno mettesse fine alla loro vita. Sono quelli che chiamiamo i martiri, proprio come San Lorenzo che oggi celebriamo. Essi si sono fatti piccolo seme caduto sulla terra, apparentemente morti, sconfitti, finiti. Chi li ha uccisi pensava di essere vincitore. In realtà i veri vittoriosi sono stati loro. Già risorti nell'amore di Dio, spighe piene di frutti. Forse oggi Lorenzo ci dice, per amare Dio, per amare la Chiesa, per farti vicino ai poveri, come ho fatto io, beh, prova anche tu a capire dov'è quella parte del guscio del tuo cuore che può permettersi di rompersi un pochino. Forse c'è qualche parte dura del nostro cuore, del nostro orgoglio, che fatica a rompersi. Lì lo Spirito del Signore può agire, perché nascerà soltanto così un piccolo germoglio di vita nuova. Fidiamoci, buttiamoci, proviamoci. E se questo è un desiderio che ancora non siamo capaci di realizzare, beh, la notte delle stelle cadenti fa al caso nostro. Che San Lorenzo ci accompagni e che ci accompagni la benedizione del Signore che ora invochiamo per questa giornata estiva. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona festa di San Lorenzo. Soprattutto per quelle nostre comunità parrocchiali che lo celebrano come patrono, ce n'è più di una in diocesi. Buona giornata a tutti.